Prova. Prova, 1, 2, 3, prova, 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 prova. Prova, 1, 2, 3, prova, prova, eccoci arrivati qua perché siamo... Prova, prova, prova.
Amici appassionati della pallamano, buon pomeriggio da Siracusa. Al Pala Pino Corso è il giorno di Team Network Albatro Bolzano. Squadre già in campo, richiamate dai due arbitri. Accanto a me, come al solito, Fabio Reale, con il quale commenteremo questo match importante per l'Albatro, ovviamente. Destini diversi per le due squadre. La Team Network Albatro è ancora alla rincorsa di punti buoni per raggiungere la salvezza. Il Bolzano invece si presenta qui a Siracusa non avendo più niente da chiedere a questo campionato. La giornata di pallamano che chiude il suo programma con Fasano Bressanone alle 17, alle 18.30 Sassari Eppan, alle 19 tre partite, Siena Cingoli, Conversano Molteno, Trieste Merano e poi alle 20.30 si chiude con Cassano Bressano. Si arriva a questa undicesima giornata del girone di ritorno della Serie A Beretta con una classifica che vede in testa il Conversano con 37 punti, quindi il Sassari a 32, Bolzano 28, Siena 27, Fasano 26, Merano e Magnago insieme al Bressano a 24, Bressanone 22, Eppan Albatro 19, Trieste 18, Cingoli 15, Fondi 14, chiude il Molteno con 11 punti. Fabio, sarà partita importante, dicevamo, per l'Albatro, perché tra le due squadre in campo è quella che ovviamente ha ancora molto da chiedere a questo torneo. Sì, questa è una partita che, se dovesse andare in porto, come tutti speriamo, a favore dell'Albatro, io penso che al 90% l'Albatro è salva, cioè già quasi anticipatamente rispetto alla fine del campionato. È una partita importante, il Bolzano viene da una sconfitta casalinga contro l'Eppa, che è in un derby. Abbiamo potuto ammirare un po' la partita in televisione. Forse oggi giocherà con un po' più spirito rispetto a quello che abbiamo visto però in televisione. E intanto un saluto ovviamente ai tifosi siracusani che seguono questa diretta, così come ai tifosi del Bolzano che stanno seguendo questo incontro sulla piattaforma Eleven Sports. Allora, le formazioni, partiamo dal Bolzano con Ermones, Sonnerer, Walker, Kammerer, Sporcic, Rossignoli, Rottensteiner, Greganic, Udovicic, Turkovic, Skatar e Venturi. L'allenatore e giocatore è Mario Sporcic. La Team Network Albatro porta in campo Queglio, Vanoli, Nobile, Cagnete, Vinci, Grande, Molineri, Lobello, Castiglio, Sortino, Bobicic, Mizzoni, Burgio, Cuzzupè, Dell'Aquila. In panchina naturalmente coach Peppe Vinci insieme al suo assistente Gianni Attanasio. A dirigere il match saranno i signori Ciro Cardone e Luciano Cardone di Napoli. Commissario di campo è il signor Vincenzo Ardente di Porto Empedocle, arbitri che incrociano per la terza volta il cammino in campionato dell'Albatro. Avevano arbitrato la squadra siracusana contro il Sassari all'andata, vittoria per i sardi, poi al ritorno l'incontro casalingo contro il Molteno vinto per 27-20 dai bianconeri. Per la quarta volta invece questa coppia arbitrale per il Bolzano, Fondi Bolzano 28-30, poi l'altra vittoria in trasferta dei biancorossi contro il Molteno 32-23 e poi c'è l'ultimo successo ottenuto contro il Bressano 29-25. Squadre che si stanno ormai schierando in campo. Bolzano che arriva qui recuperando Jonas Falker, che è guarito fortunatamente dal fastidio alla caviglia. Kammerer invece è qui a Siracusa in questa trasferta siciliana, dovrà stringere i denti almeno per quanto ci è stato detto alla vigilia, perché ha qualche problema fisico. Invece assente proprio Vito Marino, che è il pivot titolare di questa squadra. Fabio, che tipo di gioco dovrà essere imposto oggi per poter avere ragione di una squadra, quella del Bolzano, molto fisica anche? L'Albatro deve continuare a sviluppare il suo gioco di difesa, che l'ha portata a essere la squadra che penso che come giro di ritorno al secondo o al terzo posto, perché ha trovato una bella stimazione proprio di una quadra, come si dice, nel gioco di difesa. Giocare molto in velocità. Il Bolzano comunque è una signora squadra, tra le file c'ha Skatar, che è nazionale italiano, ha giocato in Bundesliga, si trova perché ha avuto problemi di società dove giocava lui, è venuto qui. Il Bolzano
al 60-70%. Ci sono giocatori che hanno vinto Scudetti e Coppa Italia quando l'allenatore è il nostro Alessandro Fusina, cioè Sporcic, Turkovic, Udocic, Kammerer, tutti, cioè è una squadra molto molto forte. E io penso che le motivazioni che spingono l'Albatro possono essere molto più forti di quello che è il Bolzano, quelle che ha il Bolzano. A questo cammino diverso tra il girone di andata e il girone di ritorno a cui faceva riferimento Fabio, possiamo ricordare che nel girone di ritorno l'Albatro ha conquistato 12 punti contro i 10 del Bolzano, altotesini che devono recuperare il match contro il Conversano e siracusani che hanno già avuto la loro giornata di riposo. All'andata, dopo 10 partite, pensate, i siciliani avevano conquistato appena 2 punti contro i 15 del Bolzano. È tutto pronto ormai per il fischio d'inizio di questo match, si parte. Team Network Albatro in maglia nera a giocarsi la prima palla del match, dalla parte opposta la classica maglia bianca con risvolti rossi al colletto, c'è il Bolzano, Gianluca Vinci, Bobicic al centro, Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Bobicic. Al centro come pivot c'è Zoe Mizzoni, Queglio per Cagnete, ecco Mizzoni che incrocia, cede ancora a Queglio, entra Bobicic, cede a Queglio, ancora per Cagnete che trova la prima conclusione vincente per l'Albatro ed è l'1-0. Risposta immediata del Bolzano con un gran palo colpito dal numero 17 Greganic. Riparte l'Albatro, Bobicic cede a Queglio, Queglio ancora verso Cagnete che però viene fermato dal muro difensivo e c'è la prima ammonizione per il numero 33 Scatter, quindi 9 metri già battuti per la squadra siciliana. Cagnete, Bobicic ancora per Cagnete, Queglio, Molineri e Vinci aspettano agli angoli, Mizzoni, Queglio, Bobicic ad incrociare, tenta di servire Mizzoni, non riesce a controllare palla, però la sfera poi tocca il piede del giocatore avversario, quindi la palla resta ancora tra le mani dei giocatori siracusani. Adesso è Molineri a tagliare il campo verso Mizzoni che però viene placcato e scatta l'ammonizione anche per il numero 17 Greganic. Sarà Mizzoni a battere per Queglio, così è, ancora Cagnete, scambia largo con Bobicic, Bobicic serve ancora il numero 14 dalle sue mani, passa intanto il gioco centrale, poi va ad incrociare con Mizzoni, Queglio adesso che cede a Mizzoni il tiro ed è, c'è il primo 7 metri guadagnato dall'Albatro, lo ha guadagnato Zoe Mizzoni e Thomas Cagnete va sulla linea dei 7 e c'è la seconda rete per il numero 14 siracusano, 2-0 dopo 2 minuti e 43 secondi di gioco di questo primo tempo qui a Siracusa. Team Network Albatro Bolzano, ricordiamo, partita importantissima per i siracusani che devono continuare questa loro rincorsa verso la salvezza, la permanenza nelle Serie A Beretta. Scambiano ancora gli ospiti, una conclusione forse placcato, la palla gira ancora. C'è il numero 22 che tenta il tiro, poi l'attaccata grande è andata sul palo, riparte quindi l'Albatro, Queglio, ancora Queglio, Bobicic si ferma, rallenta il gioco, si riparte da Cagnete, Queglio, Molineri, ancora Cagnete, Bobicic ha scambiato con Gianluca Vinci, Cagnete, Molineri, Bobicic, Mizzoni decentrato, taglia Molineri, intanto Queglio che viene placcato ancora dal numero 17 Greganic, Queglio per Cagnete,
Bobičić finta il passaggio per Vinci, si va in passivo Cagnete, grande parata, risposta di Hermones al sottomano del litro argentino, ricordiamo con nazionalità portoghese, che veste la maglia numero 14 dell'Albatro Siracusa. Palla ancora che resta tra le mani dei bianconeri, Queglio, Cagnete, entra e infila ancora Hermones, 3-0, è riuscito a trovare uno spiraglio tra il primo palo e il portiere, che ha provato a trovare la posizione giusta per ribattere questo tiro. E siamo per toccare il quinto minuto di gioco, lo facciamo proprio in questo istante, 3-0 per l'Albatro. Greganic che subisce il fallo e c'è l'ammonizione per Federico Vanoli e c'è un 7 metri per il Bolzano, se ne incarica il numero 23 Turković contro Javier Grande. E c'è la rete, la prima rete per il Bolzano, la mette a segno Dejan Turković, 3-1. Turković che è il marcatore principe di questa squadra, 164 le reti, adesso sono già 165 per lui in questo campionato. E vediamo l'Albatro che riprova a costruire un'altra azione di gioco. Molineri, Cagnete, Mizzoni, Queglio, entra Bobičić, cede a Queglio, Cagnete defilato, Queglio ancora, prova a trovare Cagnete, Bobičić cede a Molineri, grande velocità nel passaggio tra le due squadre, siamo già in passivo, c'è il tiro di Cagnete, ma c'è il fallo subito ancora e l'ammonizione adesso per Martin Sonnerer, un altro cartellino giallo. Ed è l'Albatro che ancora ha la possibilità di andare a costruire un'altra azione, ci prova Bobičić a trovare Mizzoni ma non riesce il controllo della palla e riparte il Bolzano. Un'azione ancora, palla che era stata perduta ma c'era stato già il fallo subito. E ancora palla che riparte tra le mani di Turković, Udovičić, ancora Turković, largo per Skatar, scambiano ancora i tre, ancora Skatar che si alza e va a realizzare la sua prima marcatura, parziale di 2-0 per il Bolzano che si è riportato sotto, 3-2 adesso il punteggio in favore dei siracusani, 7 minuti e 35 secondi giocati in questo primo tempo. Cagnete, Queglio, Cagnete, Bobičić, ancora Cagnete, prova di infilarsi, serve Mizzoni che però poi con il pallonetto è sfortunato, la palla va a toccare soltanto la traversa e quindi Bolzano che riparte e va a pareggiare con il numero 22 Erik Udovičić. Quindi tutto da rifare per l'Albatro dopo 8 minuti e 8 secondi di gioco, il Bolzano ha ritrovato la parità, 3-3 qui a Siracusa, questa undicesima giornata di ritorno della Serie A Beretta. All'andata era finita in parità 28-28, fu un risultato importante per i siracusani ottenuto su uno dei campi più difficili. Intanto qui Queglio ha provato a tirare ma bravissimo Hermones a ribattere, riparte ancora il Bolzano con il numero 17 Greganic ed è il sorpasso parziale incredibile, un 4-0 hanno risposto
gli altoatesini ai siciliani, padroni di casa che erano stati bravi ad andare sul 3-0, ma reazione veemente degli ospiti che hanno infilato 4 reti di fila, portandosi adesso in vantaggio. Mizzoni, Bobicic verso Queglio, Cagnete, Mizzoni che però non riesce a controllare, lancio lungo di Hermones per Greganic, al centro si infila il numero 33 Skatar, che va a portare adesso i suoi sul più 2, 5-3 dopo 9 minuti e 39 secondi di gioco. Cagnete, Queglio, Molineri, ancora Queglio, Cagnete, Bobicic, ancora Cagnete, largo per Queglio, Cagnete ancora va a scambiare con Bobicic, intanto c'è Lobello che adesso viene servito al posto di Mizzoni che è andato a rifiatare un po'. Queglio placcato dal numero 23 Turković, e quindi si riparte ancora con la palla per i siracusani. Bobicic, Queglio, Cagnete, Molineri, serve Queglio, Cagnete, suo tiro però è alto sulla traversa di Hermones. Bolzano che riparte, intanto è entrato Vanoli tra i siracusani, bello questo tentativo ma troppo lungo, e poi Queglio che viene pescato da Grande ed è Juan Pablo Queglio che va a realizzare il gol del pareggio, e c'è intanto il primo 2 minuti che viene fischiato a Erik Udovičić. Scusate, 5-4 ovviamente per il Bolzano. E, Fabio, partita che insomma il Bolzano non è venuto sicuramente qui a regalare nulla. Ha subito quel 3-0 iniziale e poi una serie, un parziale altrettanto devastante per riportarsi addirittura sul più 2. Vabbè, l'Alba è partito con 3-0 all'inizio, non fa testo. Ora il Bolzano ha studiato un po' l'Albatro, ha fatto questo parziale di 5-0 con 2 errori anche dei tiri dell'Albatro. Certo, il Bolzano non è quello che, ripeto, l'ho fatto prima, anteprima, non è quello che abbiamo potuto ammirare con la partita contro l'Epan. Questo è venuto qui perché vuole vincere. Intanto si è fermato il gioco perché gli arbitri hanno fatto aggiornare il tabellone di gara. 11 minuti e 9 secondi giocati in questo primo tempo, Bolzano 5, Team Network Albatro 4. Intanto in campo anche Mario Sporcic, ricordiamo giocatore allenatore di questa squadra, e c'è una grande conclusione ancora di Udovičić che riesce a pescare l'angolo buono nella porta di Agia Grande. Bobicic, ancora Queglio, Bobicic, Cagnete, largo per Molineri, si ritorna indietro però su Queglio, ancora Cagnete, largo per Gianluca Vinci, poi Mizzoni, ancora bravo però Hermones a ribattere il tiro del pivot siracusano, palla che poi va a toccare la traversa, extra player per il Bolzano, ricordiamo ancora fuori, è entrato proprio Kammerer che va a posizionarsi al centro. Sporcic ora gira verso ora numero 22, un altro tiro, ancora ci prova Grande che però si fa stoppare da Udovičić che poi è bravissimo a andare a riacciuffare la palla, ed è una posizione non sicuramente comoda, è andato a segnare questo gol importante. Adesso siamo sul più 3 per il Bolzano. Bobicic, intanto è stata ristabilita la parità numerica, Lobello, Queglio, Bobicic, ancora Queglio, Cagnete, che poi sbaglia il passaggio per Bobicic,
riparte nuovamente il Bolzano, ma questa volta c'è l'errore degli ospiti e quindi palla che ancora velocemente torna tra le mani dei siracusani. Molineri cede a Queglio, Queglio ancora a Bobicic, Bobicic lascia a Cagnete, adesso si rallenta il ritmo naturalmente per provare a giocarsi al meglio questa nuova occasione d'attacco. Lobello, Bobicic, grande tiro del numero 32 in maglia nera, Marco Bobicic, 7-5 per il Bolzano. Intanto è rientrato anche Turković, Skatar, ancora Turković, ancora per Skatar, adesso Udovičić, Skatar, c'è lui adesso al centro, il numero 33, scambia con Kammerer, poi la palla ancora arriva tra le mani del numero 23, maglia bianca, un controllo difficoltoso di Vinci che è stato lanciato da Javier Grande, è riuscito però il numero 15 siracusano a tenere palla. Bobicic, Cagnete, Queglio, Cagnete ancora verso Bobicic, arriva a tagliare Molineri ma è Queglio che riceve, poi Bobicic che va a realizzare il gol costringendo anche al fallo il numero 89, Giulio Venturi, 2 minuti per lui e quindi siamo sul 7-6 per il Bolzano e ci sono altri 2 minuti a disposizione dell'Albatro per giocarsi al meglio la superiorità numerica. Fabio? La partita si gioca punto a punto, al di là che il Bolzano in questo momento ha qualcosa in più, però ora ha risposto benissimo Grande con 2 belle parate. Peccato che quando eravamo noi in superiorità numerica abbiamo subito un parziale di 2-0, se no saremo noi avanti in questo momento. Ma la squadra c'è, viva, sta giocando bene, anche il Bolzano comunque si sta impegnando, cioè è una squadra forte, lo sapevamo che il Bolzano era forte. Ancora fermato il gioco dal signor Luciano Cardone, va a verificare ancora il tabellone, sia il risultato che il tempo, tutto ok, quindi si può ripartire. Skatar verso Turković, ancora per il 22 Udovičić, viene ad incrociare il... Ancora il Bolzano largo per un bellissimo gol messo a segno da Marin Greganić e c'è l'ammonizione anche per Molineri dell'Albatro. Un pallonetto delizioso del numero 17 ospite che si è infilato alle spalle di Javier Grande, riportando la sua squadra sul... E dall'altra parte risponde Quampi Queglio, seconda marcatura per lui. Vediamo ancora gli ospiti in avanti a girar palla, Skatar, questa è una grande parata di Javier Grande sul numero 3 Sonnerer che era stato pescato al centro, ma bella azione che aveva portato al tiro liberandolo numero 3 ospite. Andiamo a ripartire, ricordiamo inferiorità numerica in questo momento per il Bolzano e va ad infilare ancora
il numero 22 Erik Udovičić. E siamo sul 9-7. Quando abbiamo giocato 17 minuti e 30 secondi di gioco in questo primo tempo. Albatro ancora in avanti, Cuello, Cagnete, Bobičić, ancora Cagnete, ancora Cuello, Cagnete, Bobičić, gran tiro e altrettanto grande la risposta di Hermones, che con la sinistra riesce a deviare il pallone. E dalla parte opposta ci prova invece Skatar. Adesso Gianluca Vinci, servito in contropiede da Grande, va a realizzare la sua prima marcatura. Siamo sul 9-8. Per il Bolzano, che adesso ha recuperato anche il suo settimo giocatore in campo. Vanno a scambiare come al solito Turković e Udovičić. Ancora con Skatar, che viene in avanti, grande tiro e questa volta Grande è riuscito a toccare quel tanto che basta a mandare la palla lontano, ma qui purtroppo per i siracusani uno sbaglio in attacco che consente al Bolzano di andarsene in contropiede e mettere nelle condizioni Greganić di andare a realizzare ancora per i suoi. Ancora sul più 2. Vinci, Bobičić, Cagnete, Cuello, ancora per Cagnete, a scambiare sempre con Bobičić, poi il taglio di Molineri, Cagnete, Bobičić, Cagnete, ancora lontani però dal tiro. Questa grande, grande parata di Hermones, che si oppone ad Alessio Lobello e consente alla sua squadra di andare ancora in attacco. Era stata perfetta l'azione dei siracusani, qui sono quelli del Bolzano invece a sbagliare, e Gianluca Vinci anche, che va a farsi parare il tiro da Hermones, che queste ultime due occasioni ha mostrato tutto il suo valore. Questo portiere è arrivato quest'anno a Bolzano dopo la sua esperienza a Conversano e sta facendo vedere tutto il suo valore. Skatar subisce il fallo di Bobičić, palla quindi ancora per gli ospiti. Stiamo già giocando gli ultimi 10 minuti, abbiamo superato da 38 secondi già il ventesimo. Skatar, che adesso commette fallo su Bobičić, e l'albatro riparte. Molineri, Cuello, Cagnete, che va a trovare all'angolo Gianluca Vinci, che questa volta non sbaglia, angolo opposto. E siamo adesso sul 10-9 e c'è il primo time out della partita, è stato chiesto dal Bolzano e ci fermiamo anche noi per un brevissimo break. E siamo ancora in diretta per questo
primo tempo, ricordiamo, dopo 21 minuti e 10 secondi giocati nel primo tempo qui a Siracusa, il Bolzano sta conducendo per 10-9. Primo time out del match chiesto dall'allenatore giocatore Mario Sporcic. E si riparte. Ovviamente ancora Udovičić, Turković e Skatare a scambiare la palla, mentre negli angoli Kammerer, Skatar, placcato da Zoe Mizzoni, l'alto numero 33 in maglia bianca. Eccolo ancora lui a servire il suo compagno di squadra, e il numero 22 ancora Udovičić. Tiro che era stato in parte toccato dal muro difensivo siracusano, non quanto basta però ad evitare che la sfera non finisse alle spalle del portiere siracusano. Abbiamo Queglio, Tagnete, Lobello, ancora Queglio, Bobicic, Queglio, finta, il tiro, il passaggio, poi è proprio Marco Bobicic che invece va ad infilarsi tra le maglie difensive degli ospiti. Dalla parte opposta ancora adesso per Skatar, Udovičić, Skatar ancora bloccato da Mizzoni, ovviamente in modo irregolare, quindi la palla è ancora tra le mani degli ospiti. Skatar, Turković, Udovičić, Skatar, Udovičić, finta, una palla che poi viene recuperata fortuitamente dall'albatro e permette a Gianluca Vinci di andarsene in contropiede e di andare a realizzare la sua terza marcatura personale, l'undicesima per la sua squadra. E siamo adesso in parità, albatro che ha ritrovato il pareggio dopo una fase difficile. Questa è un passaggio molto bello di Skatar per il numero 3, Sonnerer, ha fintato Skatar il passaggio verso il centro, ha invece pescato il compagno di squadra all'ala destra. È altrettanto bella la conclusione di Sonnerer, perché una girella e si è infilata la porta siracusana. Adesso c'è Vanoli, serve Queglio, torna indietro ancora Queglio, Vanoli, Cagnete, Vanoli a servire Lobello che va a realizzare fallo commesso su Udovičić. Gli arbitri richiamano adesso gli assistenti di campo per ripulire il parquet, dove pochi istanti fa è scivolato Erik Udovičić. Adesso siamo tutti pronti per ripartire, così è. Udovičić, Turković, Skatar, i tre dettano i tempi, sono incrociati Udovičić, ancora di nuovo il numero 3, Martin Sonnerer, questa volta il pallonetto che infila Javier Grande, Vanoli, Cagnete, Queglio,
Cagnetta ancora per Vanoli, è andato a rifiatare un po' Bobicic. Ecco Vanoli che si infila e va a subire il fallo che consente alla sua squadra di andarsi a giocare un altro 7 metri. Thomas Cagnete è già in posizione, palla in mano. E la palla però finisce sulla traversa. Occasione sprecata per i siracusani di riportarsi in parità. Siamo al 26esimo a questo punto, 4 minuti al termine di questo primo tempo. Giocato gol su gol, momenti differenti all'inizio, un primo parziale di 3-0 per i siracusani, poi un veemente ritorno del Bolzano che adesso va ad infilare ancora la rete del Siracusa con Dejan Turković, più 2 ancora per il Bolzano che è tornato ad allungare dopo aver subito il pareggio dei padroni di casa. 26 minuti e 40 secondi di questo primo parziale. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Vanoli, girano ancora Queglio, Cagnete, si incrocia Lobello che serve poi Queglio, Vanoli, Cagnete che ha provato a partire da lontano, ha desistito immediatamente, Vanoli che si infila tra le maglie, alto a Tesine, prima rete per lui oggi. Skatar e torna indietro ancora, rallenta il ritmo il Bolzano. Intanto Kammerer riprende il posto, è uscito Venturi. Grande tiro del numero 22 Udovicic, ma questa volta il muro difensivo si oppone. Palla fuori già battuta, questa rimessa da Bolzano. Skatar prova il grande tiro, palla però sulla traversa, fuori. Stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di gioco e c'è il primo time out chiesto anche dalla Team Network Albatro, e per noi c'è il secondo break di giornata. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. ...14-13 il risultato quando manca 1 minuto e 59 secondi al termine di questo primo tempo. Fabio, forse qualche errore di troppo in conclusione per l'Albatro, il Bolzano ne sta approfittando forse. Sì, vabbè, al di là del rigore che ha sbagliato Cagnete, che ci può stare, hanno fatto alcuni errori di passaggi sia l'Albatro che il Bolzano, ma ci posso stare, stanno giocando veramente bene tutte e due le squadre, è una bella partita, arbitrata anche bene. Vediamo un po', perché vedi, siamo sempre sul filo di uno o due gol, quello anche ci vuole un pizzico di fortuna, se il rigore fosse entrato saremmo ora uno sopra, potremmo chiudere il primo tempo uno su, però sto vedendo una bella partita. E intanto abbiamo ricominciato, Cagnete ha scambiato con Vanoli, adesso ancora Queglio, Cagnete, Vanoli, Cagnete, Queglio, incrocia Molineri che adesso serve Cagnete, scambio con Lobello, Queglio, Vanoli che prova ad incunearsi, poi cede a Queglio, Queglio per Cagnete, ancora Vanoli, Cagnete che serve Lobello e ancora rete per il numero 22 del Siracusa ed è parità quando
Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. Ancora Skatar scambia con Turković, Udovičić, che ne incontra Sonner, Udovičić, Turković tira, ma è bravo, grande a deviare, palla per i suoi, riparte Queglio, Bobičić, ancora Queglio, Vanoli, Queglio che si infila nella difesa e riporta la sua squadra in vantaggio. Non accadeva da diversi minuti e sono gli ultimi 30 secondi di gioco del primo parziale. Team Network Albatro 15, Bolzano 14. Bella partita qui a Siracusa. Ancora Bolzano, grande questa conclusione, fa tutto da solo Turković. Queglio che va a toccar palla con piedi, il tiro di Queglio che Hermones ha toccato, però non quanto basta a trattenere la palla fuori. Secondo gli arbitri, il signor Luciano Cardone assegna così il gol e siamo sulle 16 a 15 al termine di questo primo tempo qui a Siracusa. Gran bel primo tempo, anche se gli arbitri adesso sono stati richiamati al tavolo di giuria con anche il signor Ardente, ricordiamo il delegato, che stesso sta parlando con i due arbitri, con la coppia arbitrale, che ricordo hanno convalidato al termine questa rete segnata a Juan Pablo Queglio. Era stato bravo il numero 4 siracusano ad incunearsi tra le maglie difensive e quindi gol realizzato, gol convalidato. 16-15 alla chiusura di questo primo tempo. Fabio, l'Albatro possiamo dire che c'è. Sì, l'Albatro c'è, al di là ha iniziato subito con 3-0, ha subito un parziale di 5-0, le squadre si stavano studiando. Io penso che se l'Albatro, come gli ultimi minuti, fa riposare un po' in attacco Bobičić e Mizzoni, perché stanno tenendo molto bene in difesa, e gioca con Vanoli, e avendo più velocità negli spostamenti stanno mettendo in difficoltà il Bolzano. C'è da dire che oggi è la prima giornata di caldo a Siracusa e forse questo potrebbe avvantaggiare i siracusani rispetto del Bolzano, perché il calo di temperatura può dare, ecco perché bisogna essere un po' più veloci e forzare il ritmo. Sì, a Siracusa oggi 29 gradi, noi ci fermiamo adesso per qualche minuto, linea alla regia per questo break, ci rivediamo per il secondo tempo di questo Team Network Albatro Bolzano, 16-15, ricordiamo il risultato in favore dei siciliani. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati.
Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati.
Ed eccoci nuovamente in diretta da Siracusa, pala Pino Corso, Team Network, Albatro e Bolzano sono andati negli spogliatoi con il punteggio di 16 a 15 in favore dei padroni di casa. Primo tempo bello, anche emozionante, perché le due squadre non si sono sicuramente risparmiate. Ai parziali di una ha risposto l'altra e si gioca sul filo questo secondo tempo di questa ripresa. Ricordiamo punti pesanti che servono per i siracusani. Bolzano che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ma che sta dimostrando tutta la sua forza e soprattutto la tecnica, la classe di alcuni suoi campioni. Fabio, adesso sarà probabilmente sempre lo stesso leitmotiv del primo tempo anche nella ripresa, ma l'Albero adesso dovrà alzare i toni, i livelli dell'attenzione e della concentrazione. E quello sì, più che altro io alzerei un po' il ritmo, specialmente in attacco, perché come ho detto alla fine del primo tempo l'inserimento di Vanoli insieme a Cagnetti e a Queglio porta molta velocità, spostamenti in continuo, e hanno trovato spazio anche i due pivot, specialmente le belle nelle ultime azioni, e che loro sono forse non riescono ancora a trovare il modo per chiudere questi repentini attacchi, diciamo, dei tre argentini nostri. Cioè devono alzare il ritmo. Questi sono 30 minuti che forse possono valere anticipatamente alla stagione. E seguiamoli allora questi 30 minuti. È il Bolzano che ha battuto ed è per i biancorossi la prima azione della ripresa. Ancora Turković, Udovičić a scambiare, Skatar controllo difficoltoso ma buono per il Bolzano. Vanoli a placcare Udovičić, fallo, quindi Bolzano che riparte. E deviazione del muro difensivo proprio su una conclusione del numero 22 del Bolzano. Ancora Skatar, ha fintato per ben due volte il sottomano, poi l'ultimo tentativo è stato toccato dalla difesa bianconera e quindi palla all'angolo, una rimessa affidata a Kammerer che poi va a riprendere il suo posto. Sottomano questa volta ci ha provato il numero 22 Udovičić, bravo, grande però a ribattere. Adesso Cagnete, Bobičić, rientra intanto Molineri, rientra anche Lobello al posto di Mizzoni, apporto importante, decisivo in alcune occasioni di Zoe Mizzoni anche in difesa, si sacrifica molto insieme all'altro centrale Bobičić, in questo momento serve Queglio. Adesso Cagnete che va ad infilare ancora Ermones ed è la quarta marcatura, ma dall'altra parte è Michele Skatar a rispondere. 17-16 per i siracusani, fallo su Bobičić placcato da Venturi prima e poi da Sonnerer. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Bobičić, Cagnete, Queglio, Cagnete, Mizzoni, ancora Bobičić, serve Queglio, ancora Bobičić che prova ad infilarsi, a far tutto da solo ma viene fermato. Palla che comunque resta ancora tra le mani dei siracusani. Gianluca Vinci adesso taglia, Cagnete, Queglio, ancora un gol, il quarto personale per Juan Pablo Queglio.
E dalla parte opposta è ancora Udovičić che risponde. Gol su gol senza nessuna pausa. 18-17 dopo 3 minuti e 17 secondi di gioco di questa ripresa. C'è questa corsa in famiglia tra Cuello e Cagnete per essere il miglior marcatore della squadra. In questo momento è Cuello che è qualche gol in avanti. Adesso è proprio lui però ad aver commesso un fallo di sfondamento, quindi la palla è tornata tra le mani del Bolzano che adesso va a giocarsi l'azione del possibile pareggio. Skatar, Udovičić, largo per il numero 17 Greganić, che non perdona dall'angolo ed è la parità 18-18. Vanoli, Cagnete e anche per il numero 14 una serie devastante al tiro, ancora più uno per i padroni di casa. Intanto Kammerer è rientrato, Skatar, Sonnerer, ancora Skatar, e Skatar adesso andrà al centro a servire il numero 23 Turković, che viene stoppato ma irregolarmente da Zoe Mizzoni, quindi palla ancora per gli ospiti. Skatar, largo ancora per Greganić, che questa volta non è fortunato. Mizzoni, spinto, protesta Venturi, si ferma il gioco, si ripulisce il parquet. Venturi protesta perché a suo modo di dire Mizzoni ha toccato la palla con il piede, ma gli arbitri hanno fischiato prima evidentemente il suo fallo e quindi la palla resta ancora per i siracusani, che ripartono con Cagnete, Bobičić, ancora Cagnete, Cuello, Cagnete, Bobičić, taglia Molineri, Cuello a Mizzoni, strattonato e bloccato da Greganić. Ottima difesa del Bolzano in questa occasione. 19-18 il risultato, 5 minuti e 52 i secondi giocati in questa ripresa. Cuello, Cagnete, Bobičić e Gianluca Vinci che va a chiudere una bellissima azione. E dalla parte opposta risponde ancora Martin Sonnerer. Protesta ancora della squadra ospite, ma l'arbitro fa cenno che è tutto regolare, quindi si riparte. Avevano ravvisato una battuta irregolare dopo la ripresa del gioco, non è stato così secondo gli arbitri, quindi palla per i siracusani. Bobičić che tira, ma la manona destra di Ermones dice di no. Riparte Bolzano e gol ancora per Turković e c'è il primo 2 minuti per l'Albatro. Va in panca Zoe Mizzoni quando siamo sul 20 pari dopo 7 minuti e 15 secondi di gioco.
extra player anche per Peppe Vinci. In panca Javier Grande, è entrato Alessio Lobello. Ancora un confronto tra gli arbitri e il tavolo giuria. Sembra tutto regolare, non so se stanno evidentemente regolando il tempo, perché ho visto anche il delegato richiamando anche il dirigente in panchina del Bolzano, ha evidentemente spiegato che si ripartirà dopo qualche secondo, proprio per non fermarsi per troppo tempo. Vediamo adesso, tutto pronto, si riparte. Queglio, Molineri, Queglio, Cagnete, Bobicic, Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Bobicic scambia con Gianluca Vinci, Queglio, Molineri, è ripartito intanto il cronometro. Molineri, Queglio, Cagnete, stoppato però il suo tiro, Hermones questa volta para facile. Intanto Gabriele Nobile in porta al posto di Molineri, ricordiamo Albatro in questo momento in inferiorità numerica e siamo sul 20 pari. Skatar va ad infilarsi, ancora Udovicic, ma il muro difensivo centrale non gli consente di andare al tiro, ma di conquistare un fallo che hanno già battuto Skatar. Ancora Udovicic, un tiro di Dejan Turković che va ad infilarsi nel palo più lontano dalla posizione del tiro e c'è di nuovo il vantaggio per gli ospiti. Bobicic, Queglio, Vanoli, scusate, Queglio, ancora Bobicic, Vinci, Queglio, Cagnete, scambia con Molineri, va a ricevere Queglio, Cagnete, Bobicic, chiuso, bisogna ripartire, Cagnete, intanto gli arbitri vanno in passivo, tenta, prova il tiro, Bobicic e il suo tiro si infrange sul palo, conquista il fallo. Nove minuti e un secondo, Bolzano che sta conducendo per 21-20. Ricordiamo ancora che l'Albatro adesso è tornata in parità numerica. Queglio tira, ma colpisce il busto di Hermones e poi veloce la rimessa in gioco del numero 1 del Bolzano. Skatar scambiato con Sonner, ancora Skatar, poi Turković, Udovicic, Sonnerer, ancora Turković a scambiare con Skatar, Udovicic. Vanno poi a pescare sempre il numero 17, Greganić, che va a segnare ancora. Adesso c'è un nuovo tentativo di allungo per gli ospiti, che si sono riportati sul più 2 quando stiamo per toccare il decimo minuto di gioco di questo secondo tempo.
Cagnete, Lobello, Coraqueglio, Vanoli, Cagnete, Vanoli, che va a fare tutto da solo. Ma dalla parte opposta non perdona ancora Turković. La sua squadra si mantiene ancora sul più 2, 23-21. Cagnete, Queglio, ancora a ricostruire. Vanoli, Cagnete, scambio con Lobello, Queglio, Vanoli, torna indietro, serve Cagnete, ancora per il numero 10, che va a infilare ancora la porta di Hermones. Scatar, e c'è un due minuti fischiato a Gianluca Vinci, che a detta del signor Ciro Cardone ha spinto fuori Martin Sonnerer, e quindi neanche il tempo di ritrovare l'equilibrio in campo, che l'Albatro torna a giocare in inferiorità numerica, quindi altri 120 secondi a disposizione degli ospiti per gestire il vantaggio e provare anche ad allungare ulteriormente. Kammerer, Scatter, ancora per Turković, Udovičić, Scatter, e ormai è una questione personale di Dejan Turković, che rimane il terminale delle azioni d'attacco del Bolzano. Tre di fila, intanto c'è Nicolò Argentino che prende il posto all'ala sinistra, essendo in questo momento fuori Gianluca Vinci, extra player infatti per i siracusani. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Vanoli, Queglio, Cagnete, Molineri, ancora Queglio, Cagnete, Vanoli, che va a subire il fallo con il 7 metri fischiato dal signor Luciano Cardone. Gesto d'intesa tra i due direttori di gara, e questa volta va Queglio sulla linea dei 7 a provare questa realizzazione, che arriva, quinta marcatura personale, 24-23 per il Bolzano. In attacco ancora i biancorossi, Scatar che perde però palla, il Bolzano se ne va, Juanpi Queglio che va ad infilare la palla del pareggio, e siamo sul 24 pari dopo 13 minuti e 5 secondi di gioco. E intanto è andato in panca per due minuti il numero 10 Andreas Kammerer, che si è opposto in maniera irregolare, ha tentato di bloccare in maniera irregolare la controfuga di Queglio, e si riparte così con le parti invertite. Adesso è l'Albatro in superiorità. Scatar, placcato da Mizzoni, subisce il fallo il numero 33 ospite. Intanto c'è Venturi, eccolo, riceve, scambia ancora, Scatar verso Turković, che dalla stessa posizione va ad infilare ancora la porta siracusana e riporta i suoi in vantaggio. Sono già
8 le marcature. E Nicolo Argentino che va a segnare la sua prima rete di giornata, 25-25. 14 minuti e 30 secondi giocati. Skatar, Turković, ancora Skatar, Udovičić, Turković. Questa volta è Skatar a provare la posizione che negli ultimi minuti era stata buona per Turković. Questa volta la conclusione con un sottomano l'ha tentata Udovičić, ma bravissimo, grande a dire di no. Largo Queglio che dall'ala destra segna la rete del sorpasso, 26-25, e c'è il time out richiesto da Mario Sporcic. 26-25, 15 minuti e 17 secondi nella ripresa, la linea alla regia. Torniamo in diretta da Siracusa, pala Pino Corso per questa 11ª giornata di ritorno. In campo ci sono la Team Network Albatro e il Bolzano, che stanno dando vita ad una bella e intensa partita. In questo momento in vantaggio ci sono i padroni di casa, conducono per 26-25. C'è stato il time out richiesto dalla panchina ospite. E adesso è tutto pronto ancora per far ripartire il gioco. Abbiamo già superato la metà. Riparte ancora Turković, Skatar, ancora Turković, Udovičić. Largo Skatar, bloccato da Cagnete. Skatar, viene incontro Greganić che poi va a tagliare. Skatar che va a trovare il primo palo. Siamo sul 26 pari. Due squadre che ricordiamo avevano finito in parità anche l'andata, 28-28 a Bolzano. Era stato uno stop sicuramente inatteso per gli altoatesini, punto importante invece per i siracusani. Bobičić che va ad incunearsi, poi subisce il fallo, chiede il tiro di rigore, così non è, si è ripartiti dai 9 metri. Queglio, Cagnete, Bobičić, Cagnete, ancora Queglio, Cagnete, Bobičić, viene stoppato il suo tiro, anzi colpisce forse involontariamente naturalmente al volto il giocatore avversario che è rimasto a terra. Si tratta di Venturi che fortunatamente si rialza subito, soltanto un colpo di striscio involontario al volto, ma va intanto in panchina. Rientra il numero 10, Kammerer. E si riparte ancora con
il Bolzano, che sul 26 pari si va a giocare un'altra palla d'attacco. Turković, Skatar, Sonneler, ancora Skatar, Turković, Udovičić, va a tagliare Draganić, Turković, palo e poi la palla che viene toccata da Draganić, che subisce anche il fallo di Bobičić, e quindi il pallone è ancora tra le mani degli ospiti. 17 minuti e 30 secondi. Vediamo adesso lo sviluppo di questa nuova azione degli ospiti, che ripartono in questo momento. Skatar, servirà Turković, Udovičić, che si alza, poi resta a terra. Bobičić, Cagnete, però non si sono fermati. Adesso è l'arbitro che ha richiamato anche il medico Enzo Comitini. Sembra un crampo per il numero 22, Erik Udovičić. Lo ha aiutato grande. C'è anche adesso il medico sportivo Enzo Comitini, che prova a far riprendere immediatamente Udovičić, che si rialza. Fortunatamente sembra per lui passato questo problema, però va, così come è giusto che sia, un attimo a riposare in panchina. E al suo posto entra proprio Mario Sporcic, giocatore allenatore del Bolzano. E l'arbitro prova adesso a sfruttare al meglio questa nuova azione d'attacco. Argentino che batte per Vanoli, Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Vanoli, Cagnete, Queglio, Cagnete ancora, Vanoli, che subisce, anzi no, è proprio lui a commettere fallo, uno sfondamento. Non protesta infatti il numero 10 dell'Albatro. Skatar, Sonnerer, ancora Sporcic, Skatar verso Turković. Vediamo Turković che adesso va al centro, serve Skatar, questa volta però il suo tiro viene controllato da Grande, poi resta a terra. Questa volta il gioco viene fermato subito, nonostante le proteste della panchina bianconera, e c'è l'espulsione per Marko Bobičić, che evidentemente ha protestato in maniera esagerata, scomposta, per questa azione, mentre è ancora a terra Skatar. Azione confusa, Fabio, c'è stata questa espulsione di Marco, probabilmente per un'eccessiva protesta dopo che il gioco è stato fermato, ma come accade in queste occasioni c'è sempre poi da rivedere un po'. No, è stato punito non per le proteste ma per il fallo, ma a mio parere, a mio avviso, anche quelli del Bolzano, nessuno ha reclamato niente, è stato un fallo di gioco, forse neanche fatto anche da Bobičić, non lo so cosa hanno potuto vedere. Certo non è uno perché ha reclamato, perché non ha parlato completamente il giocatore. Infatti c'è Marko Bobičić che viene adesso, il direttore di gara gli indica di lasciare il campo.
siamo ancora sul 27-26 per il Bolzano. Quando abbiamo giocato 19 minuti e 3 secondi, una partita che ovviamente adesso entrando nel vivo saranno gli ultimi 10 minuti intensi, Fabio, in questi casi poi anche chi riuscirà a tenere a bada il nervosismo potrà prevalere. Sì, ora non, ripeto, non ho visto, forse mi è sfuggito qualche cosa, il fallo per declarare proprio rosso a Bovicic. Bovicic comunque è importante per quanto riguarda la difesa, specialmente oggi, perché i giocatori, quelli del Bolzano, sono fisicamente anche presenti. Vediamo, può essere che Vinci possa cambiare qualche metodologia di difesa, perché comunque ha tutte le persone adatte in panchina che possono dare una mano di aiuto e poter portare in porto la partita. Pizzoni, Queglio, Vanoli, Cagnete, non perdona, Thomas Cagnete, e siamo sul 27 pari. Stiamo per toccare il 20° minuto di gioco. Ancora Sporcic in campo a servire Turković. Ancora Sporcic, Turković. Questa volta Greganić non va a tentare la conclusione. Skatar ci prova però dalla parte opposta. Sonnerer. E anche per lui grande conclusione sul palo opposto. 28-27 il risultato in favore del Bolzano. Ricordiamo che l'Albatro è in inferiorità numerica. Argentino, Vanoli, Cagnete, Queglio, Molineri, ancora Cagnete, Vanoli scambia con Nicolò Argentino, Cagnete, Queglio, adesso Mizzoni, Queglio serve Vanoli, ancora Queglio bloccato, si riparte, largo adesso per Argentino che non può tirare, torna indietro Vanoli, muro incredibile nella difesa del Bolzano, poi la conclusione tocca ad Argentino, ma è bravo Hermones a dire di no. Siamo al 21esimo, 21 minuti e 10 secondi di gioco. Bolzano più 1, 28-27, ed è proprio il numero 23, Turković, ad andare ancora a segno. Più 2 adesso per il Bolzano. Cagnete, Queglio, intanto Argentino fa posto a Gianluca Vinci che va a riprendere la posizione sulla sinistra, va a tagliare in questo momento Vanoli, Cagnete, Queglio, grande tiro, poi riprende la palla, è bravo il numero 4 dell'Albatro a riprendere palla e a ribattere, questa volta insaccando la porta di Hermones. 29-28 per il Bolzano. C'è ancora una rete da recuperare per i padroni di casa. Skatar. Intanto è rientrato Udovičić. Ha fortunatamente recuperato il numero 22, ospite. Tutto da rifare. Vanoli aveva pensato che gli avversari avessero già battuto, così non è, invece la palla è ancora per il Bolzano ed è proprio Udovičić che va a segnare. Cagnete, Vanoli, Vanoli che va a prendere il fallo, lo ha bloccato Venturi. Grande difesa per il numero 89 del Bolzano. Vanoli cerca di infilarsi, ma chiede il time out Peppe Vinci quando abbiamo giocato 23 minuti e 19 secondi, 30 Bolzano, 28
Team Network Albatro, un brevissimo break anche per noi. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Si torna in campo, esaurito anche questo time out richiesto dall'Albatro. Proviamo a vedere adesso quale soluzione ha suggerito Peppe Vinci ai suoi ragazzi. Cagnete e Queglio vicini, Queglio batte per Molineri, poi palla arriva a Cagnete, Vanoli, Gianluca Vinci, ancora Vanoli, Cagnete, Queglio, Cagnete, ancora Cagnete a dettare i tempi, scambia con Mizzoni, Mizzoni per Queglio, incrocia anche adesso Vanoli per Queglio, per Cagnete che va ad infilare la sua settima marcatura, riportando sul meno uno la sua squadra. E stiamo per giocare gli ultimi 6 minuti di questa partita, che non ha sicuramente deluso le aspettative. Sporcic largo per Greganic, Sporcic ancora, Skatar, Sonnerer, questa volta tenta il pallonetto, la palla però tocca la traversa e quindi adesso è l'Albatro che può riportarsi in avanti nel tentativo di riacciuffare il pareggio. Queglio, Cagnete, Vanoli, Cagnete, ancora Cagnete, Mizzoni, scambia con Queglio, Vanoli, torna indietro, Mizzoni, ed è bella questa conclusione con Zoe Mizzoni che va a realizzare la sua prima marcatura. Ottimamente giocato lo schema d'attacco che ha consentito al numero 34 di portarsi da solo al tiro, ma dall'altra parte c'è Marin Greganic che non perdona. 31-30 ancora avanti il Bolzano, non risparmia nulla la squadra di Mario Sporcic. E l'Albatro dovrà sicuramente dare il massimo adesso in questi ultimi minuti di gioco. Cagnete, Vanoli, fuori il tiro del numero 10 siracusano. Tanto è rientrato Kammerer che solo va a trovare lo spiraglio giusto per aggiungere anche il suo nome nel tabellino di partita. 32-30, ancora più 2 per il Bolzano. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, Bolzano che non ha perdonato sicuramente l'errore in attacco dei siracusani. Vanoli, Cagnete, ancora Vanoli, Queglio, Vanoli per Cagnete, Vinci e si oppone ancora Hermones. Parata importante quando mancano ormai 3 minuti alla fine del gioco. Adesso c'è in campo anche Gabriele Sortino. Vediamo
Turković, Skatar, ancora Turković, Skatar incrocia Udovičić che riceve, serve Skatar e subisce il fallo di Fede Vanoli. Va a riprendere la sua posizione il numero 33 del Bolzano. Turković, Udovičić, Skatar si alza sul muro della difesa siracusana. Queglio che però non trova nessuno alla sua destra, era stato troppo lento il cambio in attacco, Molineri ancora non era riuscito a trovare la posizione giusta e questa volta Gabriele Nobile si oppone al grande tiro di Skatar. Eccolo ancora qui, Kammerer, Skatar, Turković, Udovičić, Skatar, ancora altra conclusione e a questo punto è ormai un finale tutto in salita, tre gol da recuperare, ma ormai manca un minuto e 30, quattro gol da recuperare, scusate, un minuto e 30 alla fine. Bolzano sta indubbiamente meritando questo vantaggio, anche questa vittoria che torna a ridare entusiasmo agli uomini di Sporcic. Vanoli, Queglio, ma è ancora Hermones che si oppone e siamo ormai nell'ultimo minuto di gioco di questo match, grande attesa, ma la Team Network Albatro ha trovato di fronte a sé un Bolzano che era sì reduce da una sconfitta contro l'Appiano, ma che oggi ha dimostrato tutta la sua forza, la volontà di portare a casa questi due punti e ha dimostrato di essere indubbiamente una delle tre forze del campionato. Vanoli, questa è l'ultima azione, serve Molineri che va a realizzare l'ultima rete del match che si conclude quindi con il successo del Bolzano che vince a Siracusa per 34-31. Fabio, in sede di commento, l'Albatro ci ha provato, ci ha creduto, ma dall'altra parte abbiamo visto un Bolzano che non ha sicuramente risparmiato o ceduto nulla. No, e beh, il Bolzano sono professionisti, sono venuti qua a giocarsi la partita con la voglia di vincere. L'Albatro ci ha provato. Peccato che è uscito Bobicic, perché in attacco il cambio con Vanoli è andato bene. In difesa Bobicic è una pietra importante, un uomo fondamentale, specialmente vicino a Bizzoni che se lo trascina. Ci riproveremo. Questo qui era chiudere anticipatamente, vuol dire che dobbiamo un po' più soffrire per la prossima partita. E da Siracusa quindi il risultato finale è per il Bolzano che vince qui in Sicilia per 34-31. Festeggiano naturalmente e meritatamente i giocatori altoatesini. Noi ci fermiamo per pochissimi minuti, giusto il tempo di spostarci nella postazione nel lato interviste. A tra poco.
Nuovamente in diretta dal Pala Pino Corso, il Bolzano ha battuto la Team Network Albatro per 34-31, con noi coach Peppe Vinci. L'Albatro ci ha creduto fino alla fine, ci ha provato contro una grande squadra, erano punti importanti che potevano essere conquistati. Per l'ennesima volta la dimostrazione che la squadra siracusana può giocare alla pari con tutte le squadre, nel secondo tempo. Non ci permettono di giocare alla pari, mi dispiace. Oggi è stato scientifico quello che è successo. L'espulsione di Bobicic è un'assurdità incredibile, perché Bobicic non è andato a fare il fallo su Skatar e dal cartellino rosso, nella maniera più assoluta, assolutamente. Non è assolutamente cartellino rosso e poi blu, quindi è inutile, quindi è stato scientifico. Purtroppo l'assenza di Bobicic per noi ha pesato oltre ogni misura in difesa. E niente, sono molto amareggiato, perché noi ci siamo giocati la partita correttamente, come ha giocato correttamente il Bolzano. E avevo detto che era prima della partita che ci sono dei movimenti che non mi piacciono e ci sono delle cose che forse ci stanno danneggiando. Pazienza, me ne assumo la responsabilità di quello che dico, fermo restando poi che alla fine i nostri errori sul piatto della bilancia sono importanti, perché contro il Bolzano oggi veramente abbiamo fatto tantissimi errori alla conclusione, ma ci può anche stare, anche perché il Bolzano diciamo è una squadra di primo livello, di prima fascia, quindi ci può anche stare. Abbiamo lottato e non mi è piaciuto assolutamente quello che è successo con Bobicic. Adesso l'Albatro si prepara all'ultimo tour de force. Questo era un ostacolo sì duro, però affrontato con la consapevolezza di essere almeno nella seconda fase del torneo con più punti addirittura conquistati rispetto al Bolzano. Adesso da qui alla fine che cosa cambia? Ce lo devono dire cosa cambia. Sinceramente sono molto polemico, sono molto arrabbiato, ci devono dire cosa cambia, perché noi le partite ce le giochiamo, ce le vogliamo giocare tranquille. Io dico solo una cosa: a Deppan c'è stato un cartellino rosso e blu l'ultimo minuto di gioco, uguale quello di Bobicic, forse come impostazione, che la palla viene data dall'altra parte, con una differenza, che il giocatore dell'Eppan ha dato un cartone in faccia al nostro Sortino e non è successo nulla. Quindi attenzione, c'è qualcosa che non mi piace, mi dispiace per tutti quanti, chiedo scusa a tutti, ma sono veramente molto molto arrabbiato. Non cambia niente per l'Albatro, noi andiamo avanti, noi sappiamo che il nostro campionato si concluderà il 2 giugno quando giocheremo in casa col Merano. Però adesso cambia qualcosa nella nostra testa, adesso è tutto diverso, adesso il nostro campo diventerà qualcosa di diverso, saremo molto più arrabbiati. Grazie allora a coach Peppe Vinci, vediamo di, ecco che arriva anche Mario Sporcic, che ricordiamo è il tecnico giocatore della squadra bolzanina. Ricordiamo Bolzano che ha vinto per 34-31, eccolo qui con noi. La partita difficile, voi arrivavate da un momento così un po' complicato da riprendere, ma avete dimostrato di essere una grande squadra contro un Albatro che ovviamente era impegnata a cercare punti buoni per questa salvezza. Non vi siete risparmiati, non avete concesso quasi nulla. Noi abbiamo deciso già in mesi fa che i calcoli non li vogliamo fare. Io a Epan anche schiarito tutti i miei 7 titolari per 60 minuti e Epan meritatamente ha vinto contro di noi, come che oggi qua o noi abbiamo vinto, ma io sono sicuro che Siracusa con questo gioco, con questa squadra, sono sicuro che rimane in Serie A, perché giocano una bella pallamano e alla fine hanno deciso pochissime cose questa partita, perché eravamo fino agli ultimi 5 minuti in pareggio. Una bella partita, una bella pallamano, 34-31. E niente, un grande in bocca al lupo a Siracusa, perché è una piazza dove si respira la pallamano. Grazie a Mario Sporcic, lo lasciamo alla giusta e meritata doccia di fine partita. Ricordiamo quindi a Siracusa, Bolzano ha vinto 34-31, una vittoria importante per il Bolzano. L'Albatro deve rinviare ancora al prossimo match per cercare punti buoni per la corsa alla salvezza. Noi vi ringraziamo per averci seguito e naturalmente vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.